Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi parliamo di come insegnare al cane a sporcare fuori casa. La prima cosa da fare è premiare il cane quando fa i bisogni, quindi la pipì e la cacca, nel posto giusto. Cosa significa questo? Significa che quando lo portiamo fuori e il cane fa la pipì fuori o nel posto appunto dove vogliamo che la faccia, per esempio un prato, eccetera, premiare il cane. Premiare il cane significa magari portarci dietro dei bocconcini e darglieli, o anche con un semplice bravo, con delle coccole che gli possono far piacere. Insomma, gli facciamo capire che quello che sta facendo è giusto. Altrettanto non bisogna però, quando il cane per sbaglio appunto, perché non ha ancora ben capito cosa deve fare, sporca in casa, non bisogna sgridarlo assolutamente. Purtroppo ci sono queste leggende metropolitane dove ti dicono: metti il muso del cucciolo nella pipì, fagli capire che ha sbagliato e magari lo meni anche. Cioè, quello assolutamente non è da fare. Il cane non capisce che sta sbagliando, solo ha associato la pipì a una cosa brutta. Significa che rischiamo solo che faccia ancora più fatica a fare la pipì. Significa anche che il cane non la farà in nostra presenza, o comunque ci sono meno possibilità che lo faccia, tanto dentro quanto fuori casa. Conseguenza, questo periodo di transizione in cui si insegna al cane questa cosa diventerà ancora più lungo, quindi è controproducente fare una cosa del genere. La cosa migliore è sempre premiare l'azione giusta, in linea generale e soprattutto in questo caso. Per quanto riguarda fisiologicamente il cane, c'è da considerare: se prendiamo un cucciolo di 2 mesi, che è l'età minima per prenderlo, il suo organismo non riesce a trattenere la pipì quanto un cane adulto, quindi avrà bisogno di farla all'incirca ogni 2 ore. Questo significa che il mio consiglio spassionato è: quando prendete un cane, se potete, prendetevi un po' di ferie dal lavoro almeno, o se almeno riuscite a gestirvi con gli altri membri della famiglia, di non lasciare il cane soprattutto i primi giorni da solo. Non per altro, perché se c'è la persona, che sia appunto il proprietario, la moglie, i figli o quant'altro, se lo portate fuori ogni 2 ore e lo premiate perché fa i bisogni nel posto giusto, in giro di pochi giorni il cane avrà già capito dove deve sporcare, quindi se avete già raggiunto l'obiettivo in giro veramente di pochissimo. Di conseguenza, i consigli sono, come vi ho detto, premiare quando lo fa nel posto giusto, portarlo fuori spesso, ogni 2 ore circa all'inizio, poi ogni 3-4, e comunque in linea generale un cane adulto dovrebbe uscire 3-4 volte al giorno, quindi se considerate le 24 ore dovrebbe uscire almeno ogni 6 ore di giorno, anche più spesso se possibile, se no comunque le 6 ore il cane adulto le tiene tranquillamente. Altra cosa importante: i cuccioli tendono a fare la pipì e la cacca subito dopo i pasti, quindi state attenti quando gli date da mangiare, tempo un paio di minuti massimo, ma neanche, perché se sono cuccioli lo fanno quasi immediatamente dopo, quindi dateli da mangiare e portateli fuori subito, premiateli quando la fanno fuori e poi rientrate in casa. La fanno anche dopo che giocano, quindi se giocano parecchio portateli poi subito fuori, vedrete che fa la pipì fuori, lo premiate e lo riportate in casa. Oppure se vedete che il cucciolo comincia ad annusare e a girare in tondo, eccetera, questi sono tutti segnali che potrebbe essere che stia per fare i bisogni. Di conseguenza, se lo portate fuori e lo premiate, come le altre volte, poi lo portate in casa e vedrete che il cane in giro di poco avrà imparato veramente dov'è il posto giusto per fare i bisogni, e cioè non dentro casa vostra. Io spero di esservi stata utile, per altre domande sono sempre a disposizione. Ciao e al prossimo video!